Keep up. Un saluto a tutti amici e bentrovati e benvenuti sul canale di Max Recensioni. Oggi vi faccio vedere in anteprima lo Xiaomi HyperOS, il nuovo sistema operativo che sostituisce la MIUI 14 e che è arrivato davvero in due giorni fa sul poco F5. Eh, vi auguro innanzitutto un buon anno, e buone feste e andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci troviamo di fronte con questo HyperOS, un sistema operativo che la Xiaomi definisce rivoluzionario, ha delle migliorie sicuramente, uno stile grafico e delle personalizzazioni che a mia non ha abbiamo Visto in passato eh, e ha anche qualcosina in più, lato eh, sicuramente occupazione di memoria. Vediamo, per esempio, ho fatto uno screenshot prima dell'applicazione di questo, eh, diciamo, questo iPhone OS con la mia i14. Vedete, nel file di sistema avevo un'occupazione di 13,23 GB. Dopo l'installazione dell'iperOS siamo uh, abbassati a 9,77 GB. Quindi questo ci fa capire che a livello di uh, GB disponibile sull'unità da 256 GB di storage interno a 209 contro 204. Quindi abbiamo guadagnato anche circa 4/5 GB sulla memoria interna, cosa molto molto interessante. Non solo abbiamo una uh, quindi questa occupazione dello storage interno per quanto riguarda la partizione sistema è diminuita. Abbiamo anche un aumento di prestazioni, questo è l'antuto fatto con la mia i14, 1.111.000 punti contro 1.121.000 punti, più di 10.000 punti di aumento di prestazioni e andiamo anche a vedere qualcos'altro per quanto riguarda le prestazioni dello storage interno. Prima, nella versione eh, con MIUI 14, abbiamo 76.000 punti nello test dello storage interno, ovviamente qui si tratta di una memoria interna UFS 3.1, abbiamo un 83.000 punti quando abbiamo applicato HyperOS. Com'è questo HyperOS? Non è solo un abbellimento grafico, piuttosto che un nuovo diciamo, uh, sistema operativo che va a incentrarsi sull'ecosistema Xiaomi, che eh, va sì, fa sì che un, c'è un'integrazione migliore sicuramente e a 360 gradi con tutti quelli che sono gli altri eh, accessori piuttosto che eh, diciamo device eh, come possono essere magari eh, per esempio no del robot da robot aspirapolveri eh, oppure smartwatch eh, unità living lampade e anche in futuro eh, l'auto elettrica che Xiaomi sta spresentando in Cina. Quindi moltissima uh, di questa, uh, diciamo, novità viene dall'ecosistema Xiaomi. Non solo, se andiamo a vedere, ci sono sicuramente delle migliorie, soprattutto lato uh, personalizzazioni. Una tra tutte, nella schermata di blocco, per esempio, è possibile, eh, è possibile andare a personalizzare lo stile di blocco con tantissime eh, di quelle che sono le impostazioni eh, dello stile di blocco, con ovviamente delle personalizzazioni che in passato non c'erano quindi questa è la classica poi ci sono la modalità rombo la modalità rivista con la possibilità di andare a gestire al meglio quelle che sono le eh, vostre eh, stili della barra di eh, sblocco vedete per esempio qui ho personalizzata e quindi ci sono davvero delle eh, buone personalizzazioni nonché anche nella impostazione del widget ci sono altre migliorie con l'aggiunta dei widget popolari con anche un nuovo pannello, vedete molto molto interessante, ben fatto e non solo, anche un'altra cosa molto interessante eh, per quanto riguarda eh, la possibilità di avere le app flottanti che non sono come in passato magari solo la divisione in diciamo due schermo in due, ma c'è la possibilità tramite la barra uh, laterale impostazione che trovate nella uh, gestione qua del aggiuntiva postazione aggiuntiva, qui avete la finestra a comparsa, che è questa barretta laterale che vi permette di utilizzare delle uh, applicazioni a, a scomparsa o a flottanti. In questo caso andate ad aprire, per esempio, un'applicazione tipo Chrome, la portate dove volete nello schermo e questa vi vedete viene inserita nella, in una finestra flottante se la volete ridurre a icona oppure ci sono i tre puntini potete metterla o nella parte dello schermo alto o nella parte bassa oppure se volete ci sono anche le impostazioni per metterla laterale nascosta vedete qui ci sono le app che possono essere nascoste e ripristinate quindi è un'ottima um, uh, impostazione che in passato non c'era la andiamo a mettere per esempio in alto questa e questa la andiamo a mettere in basso Vedete? E abbiamo le due app. La rimettiamo flottante e la spostiamo lateralmente. Quindi vedete ci sono davvero tante possibilità per la gestione delle app a, a comparsa o comunque flottanti. E più ci sono sicuramente delle migliorie, come vi avevo detto, per la velocità, miglioramento di uh, impostazione della velocità come eh, gestione del kernel, che è sicuramente più eh, veloce e più efficiente nella gestione dei consumi. Un'altra cosa molto, molto interessante è una nuova finestra per le quick setting, come vedete qua ci sono i toggles che sono stile iOS, si può anche vedere un po' di somiglianza e, e questa è una mh, schermata che vi permette appunto di aggiungere quelli che sono le vostre, eh, i vostri toggles. Con una predilezione, diciamo, di quelle che sono le vostre eh, necessità, molto interessante. iPad OS, aggiornato nella versione 1.04, 1 che porta in dote le patch di sicurezza di novembre sul dispositivo Poco F5, quindi è uno dei primi ad essersi aggiornato qualche giorno fa. Aspettiamo di vedere anche gli aggiornamenti nelle prossime. Uh, dispositivi, Xiaomi, Redmi e poco, è sicuramente uno dei primi a ricevere questo bel corposo aggiornamento che uh, sono circa 5 GB da scaricare e che non vi stravolge completamente il, il sistema ma vi permette di avere sicuramente una maggiore efficienza e una maggiore, uh, diciamo, uh, migliori aggiornamenti nonché versione Android 14 che ovviamente non è uh, da sottovalutare. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto mi raccomando date un like, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al mio canale telegram di offerte max, offerte tech e ci vediamo al prossimo video.